È partita da Cerzeto, piccolo centro della provincia di Cosenza di etnia Arbresh, l'undicesima edizione del Festival delle Migrazioni, organizzato dall'associazione Don Vincenzo Matrangolo di Acqua Formosa, che quest'anno è diventato itinerante per coinvolgere tutti quei comuni che hanno fatto dell'accoglienza un punto di forza e di unione con le proprie comunità. L'esperienza dell'associazione Don Vincenzo Matrangolo, di cui mi pregio di essere il presidente, gestisce nella provincia di Cosenza ben 9 progetti, di cui la peculiarità unica nel panorama nazionale, ben 8 sono paesi di origine Arbresh, tra cui Cerzeto, che è uno dei progetti storici gestiti dall'associazione. Per cui quest'anno abbiamo voluto sdoganare il festival dopo tante edizioni che si sono fatte ad Acqua Formosa, proprio per dare un senso e anche un riconoscimento a questi comuni che hanno voluto intraprendere la via dell'accoglienza seguendo la buona pratica di Acqua Formosa. Per cui era naturale che prima o poi il festival diventasse un momento aggregante di tutte le amministrazioni, di tutti gli operatori dei vari progetti dell'associazione. A Cerzeto, cuore pulsante di diverse iniziative, è stato Palazzo Maierà, dove si sono aperti i lavori della giornata con il seminario dal titolo Dal riconoscimento sociale all'incriminazione penale, che ha analizzato i risultati di una ricerca che ha cercato di dare risposta alla domanda «Siamo tutti brava gente?». La nostra società, che è piena di pregiudizi, molti dei pregiudizi vanno proprio demoliti. Uno dei pregiudizi che ho cercato di demolire in questa ricerca che è stata fatta al laboratorio Cati dell'Università della Calabria è appunto di cercare di vedere se noi italiani siamo tutti brava gente. La realtà è molto complessa, però quello che penso che il sentimento di astio che c'è o di avversione verso i migranti sia piuttosto diffuso. Non è vero che siamo tolleranti e questo è come vogliamo dipingerci, le cose non stanno proprio così. Ho cercato di dare i primissimi risultati, sono una serie di domande che dovremo continuare a farci. Nel corso degli eventi pomeridiani è stata inaugurata anche la mostra fotografica permanente dal titolo Noi siamo, volti e immagini di resilienza. Il momento clou della giornata è stato la presentazione del rapporto sul caporalato dell'ONG HutchOnAid. Il problema del caporalato non è solo un fenomeno calabrese di marginalità sociale, è un problema ormai di tutte le regioni del meridione ma anche del nord. Lo sfruttamento agricolo è una delle piaghe. Noi oggi valuteremo anche insieme ad HutchOnAid, che ha un'esperienza incredibile da questo punto di vista, quali sono le ricadute economiche, ma soprattutto di devastazione sociale di famiglie intere che sono soggiogate dai poteri criminali dei caporali. Noi abbiamo gestito un progetto che si chiama Supreme col comune di Corigliano Rossano, dove abbiamo incontrato oltre 500 migranti senza diritti. E abbiamo affrontato le problematiche individuando negli alloggi, quindi nella capacità di rendere cittadini queste persone la dignità, e nei trasporti le due piaghe che fanno in modo che ci sia il caporalato, perché queste persone attraverso, come dire, la selezione delle persone, quindi l'offerta del trasporto e l'offerta anche di alloggi, che definire alloggi insomma ci vuole molta fantasia perché sono delle vere e proprie baracche, e quindi attraverso questo progetto ci siamo avventurati in un, come dire, in un campo sconosciuto, perché noi abbiamo fatto sempre solo ed esclusivamente l'accoglienza, e in questo festival ne parliamo perché vogliamo continuare tentando di dare dignità, perché ci sono le leggi, c'è il PNRR che ha individuato su Corigliano Rossano, che è una delle piaghe, la piana di Sibari, per quanto riguarda lo sfruttamento agricolo, soprattutto delle donne, non le donne extracomunitarie, ma le donne comunitarie, le rumene, le bulgare, le ucraine, e quindi tentare attraverso questo nuovo approccio nostro di dare un contributo nella conoscenza del fenomeno. E poi fare in modo che
in sinergia con le istituzioni, perché questo è un lavoro che devono fare le istituzioni. Fossi io un sindaco di un paese dove venissi a conoscenza di pratiche di caporalato, interverrei immediatamente, perché penso che non qualificherebbe un'amministrazione una cosa di questo genere. Quindi le sinergie con le amministrazioni comunali per trovare dei rimedi, per fare da cassa di risonanza affinché il Parlamento incominci seriamente a porsi il problema. Perché oltre allo sfruttamento c'è tutta un'economia in nero di evasione, di sfruttamento, di violenza nei confronti delle donne e degli uomini. E questo non va bene. Il rapporto è frutto di un lavoro di 5 anni lungo tutto l'arco ionico del sud Italia, quindi di Puglia, Basilicata e Calabria fino qui alla piana di Sibari, e quello che traspare è la violazione dei diritti delle donne impiegate in agricoltura, che sono violazioni che si verificano sia nell'ambiente di lavoro, ma che poi trovano una sorta di discriminazione di comunità ed istituzionale anche al di fuori del luogo di lavoro. Le donne hanno fatto con noi un percorso di leadership e di rappresentanza insieme alle associazioni, insieme alle istituzioni, insieme alle aziende agricole, hanno costruito luoghi per le donne. Uno di questi è a Schiavonea, si chiama la cittadella della condivisione, e lì le donne trovano orientamento e supporto perché possano esigere i propri diritti. Quello che chiediamo con questo rapporto è che le politiche nazionali, le politiche europee possano parlare al femminile, al plurale, e che possano adottare una visione di genere intersezionale, ovvero delle politiche che tengano conto che essere donne impiegate in agricoltura significa affrontare violazioni che sono legate al genere, all'età, alla cattiva distribuzione del lavoro di cura. Sono donne che sono discriminate perché vengono da altri paesi europei, e la stessa cosa però accade anche alle italiane che non trovano nella comunità e nelle istituzioni risposte adeguate ai loro bisogni. Quando arriva il vento umido del mare. La giornata si è conclusa in piazza San Giorgio Martire a Cavallerizzo con una bella festa e il concerto del Parto delle Nuvole Pesanti. Quando arriva lo scirocco nella testa, all'improvviso scoppia la tempesta.